E allora hai mangiato? Senti, ma mi stai dicendo solo pastine, ma qualche cosa di secondo voglio dire che ti piace, lo stai mangiando o no? Ti fai fare almeno abbondante di pastina, almeno questo. Senti, e poi sono stato a vedere. Niente, praticamente ho letto, ho approfondito un po', però ovviamente non è che io sono un medico e posso esprimermi assolutamente, però quello che leggevo da ignorante, leggevo che quando si fa la chemioterapia, sai che si fa tanta chemioterapia, diciamo anche nel caso nostro, come l'abbiamo fatto noi, praticamente noi arriviamo a zero difese immunitarie, è come il nostro caso, insomma, che non abbiamo difese immunitarie perché siamo a zero. E ciò praticamente predispone l'organismo a, come si dice, a prendere tutte le tipologie di infezioni che esistono al mondo. Perché a quanto ho capito praticamente non abbiamo assolutamente, diciamo, i globuli bianchi, oltre ai globuli rossi, insomma. E quindi ciò comporta il fatto di avere sempre la febbre persistente. Io, ma sicuramente, io credo che loro abbiano valutato pure questa cosa, insomma. E quindi la febbre, diciamo che dovrebbe provenire da quel discorso. Ecco perché la parlavano anche di trattamenti con farmaci biologici. E ovviamente, cuore, io non sono un medico, cioè assolutamente, lo ripeterò fino all'asfissia, insomma. Però, sai, mi dileggo a leggere, a vedere, a cercare come mai questa febbre persistente, come l'unica cosa più che si avvicina al nostro caso è questa qua, è questa situazione qua, insomma. Ci dovrebbero essere delle terapie mirate per curare questa tipologia come si dice, questa situazione dovuta al fatto di tanti cicli di chemion fatti, che perché noi ne abbiamo fatti veramente tanti, capito cuore? Quindi non lo so, vedi un po' cosa ti dicono. È ovvio, non è che possiamo parlare, non è che si può dire no, mi è stato detto così. No, diciamo che io quello che dico sono loro che devono pronunciarsi, sono loro che devono verificare, sono loro che devono approfondire, cioè perché non è che possiamo stare, cioè mo che cazzo, ma veramente, cioè, mi sono stancato, tutta sta sempre sta febbre, sta febbre, sta febbre. Sì, anche a San Giovanni ce l'avevamo, figurati, cioè non è che sto dicendo di no. È tutto un percorso, sempre questa febbre, febbre, febbre. E poi quella cosa che loro dovrebbero capire soprattutto è come mai con il cortisone la febbre comunque si abbassa. Quindi c'è qualche molecola di questo cortisone che comunque porta all'abbassamento dello stato febbrile, insomma. Bisogna capire se esistono magari delle terapie altamente biologiche che possono farci abbassare la febbre senza prendere questo cortisone, in modo tale che non andiamo a rovinare altre situazioni, insomma. Vabbè, cuore mio, fammi sapere. Sì, lo so, per quello che ti dicono, figurati, cuore, cioè non è che ci mancherebbe. No, io c'ho sempre sta fissazione, cioè sto stato di
non lo so, neanche preoccupazione, questo stato, diciamo, di ansia, che sto sempre a pensare a sta cazzo di febbre, come mai non si riesce ad eliminarla del tutto? Perché posso capire, sai, uno si prende un'infezione e poi viene curata, la febbre passa, invece a noi è sempre persistente. O a meno che quello è quello che io vorrei capire, è la, nella normalità con le patologie che noi abbiamo, è nella normalità avere sempre la presenza continua di questa febbre, insomma. Vabbè, cuore. L'unica cosa che dico io, devono approfondire. Cioè non la devono prendere così, cioè devono essere certi che questa febbre è dovuta alle varie tipologie di malanni che noi abbiamo, insomma. Però devono essere certi, insomma. Ecco perché, ma io credo che comunque loro tutti gli esami del caso li fanno, però probabilmente non si sono seduti, fra virgolette, a tavolino per come dire, per dare una diagnosi ben precisa, questa febbre da dove proviene, questo è quello che dico. Vabbè, dai, aspettiamo, vediamo un po' che dicono, Senti, e poi niente, io sono sempre in attesa di sapere se nell'eventualità ti portano oggi a fare l'attacco o qualcos'altro. Va bene, cuore, io mo sono arrivato a prendere Giuseppe. E niente, dai, fammi sapere se ci sono delle possibilità di capire, di sapere, di approfondire questo stato, insomma. Va bene, cuore? Beh, cuore mio, ci sentiamo dopo. Un bacio.